Un saluto amici e bentornati dal Centro Meteo Italiano con un nuovo aggiornamento dello stato termico dell'Oceano Pacifico e del Niño. Secondo i dati pubblicati dall'ente statunitense NOAA e già anticipati dalla NASA e in seguito ad uno dei più alti valori di riscaldamento mai misurati delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico, con il picco di massimo a cavallo tra il mese di dicembre 2015 e gennaio 2016, la temperatura superficiale del Pacifico sta calando in questi ultimi mesi e tutti i valori sono tornati nelle medie di riferimento o persino al di sotto. Se scendiamo più nel dettaglio, analizzando il grafico accanto, vediamo l'andamento in calo delle temperature delle acque del Pacifico equatoriale e in seguito alla fase neutrale negli ultimi mesi, come annunciato nelle precedenti edizioni, l'anomalia negativa attuale, seppur di pochi decimi di grado, ci suggerisce il passaggio al fenomeno detto La Niña. Questi due eventi opposti tra loro si alternano ciclicamente a seconda se si misurano valori di temperatura più o meno 0,8 gradi centigradi. A differenza dalle precedenti edizioni in cui tutti i modelli ci indicavano un sostanziale sviluppo della Niña, oggi questa tendenza è stata rivista in quanto, secondo le ultime uscite modellistiche, la Niña può svilupparsi tra i mesi di settembre e quello di ottobre con il 60% di possibilità che il fenomeno possa sussistere nel Pacifico equatoriale fino almeno alla stagione invernale. In ogni modo, l'intensità dell'anomalia negativa delle acque del Pacifico non sarà elevata e non inferiore a un grado sotto la media. Per il momento è tutto, un saluto dal Centro Meteo Italiano e ai prossimi aggiornamenti sui cambiamenti climatici.